È una ruota, ragazzi. È una ruota, è una ruota. A turno ogni tifoso italiano deve tremare. Un giorno tocca a me, un giorno tocca a quello, un giorno tocca a quell'altro. Insomma, a turno devono tremare. E oggi a tremare un pochettino in maniera sportiva, nulla di che, sono i tifosi del Napoli. No, perché in prima pagina sulla Gazza oggi ci sono delle indiscrezioni, insomma, richieste, offerte, menate, insomma, è dura, 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 dura. È duro sto calciomercato, inizia a diventare abbastanza pesante. Non vedo l'ora che finisca, ragazzi. Non vedo l'ora che finisca perché veramente è un qualcosa di allucinante. Belli siete, ragazzi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati qua sul canale. Dal vostro amico Nece nella casa del pane balun. Buon mercoledì 21 ottobre. 21 giugno, perché ottobre? Volevo, siccome sono avanti, no? Voglio che finisca subito questo calciomercato. Mi sono proiettato già ottobre addirittura. No, 21 giugno a tutti quanti. Ebbene, dai, ragazzi, c'è da parlare un po' di calciomercato, di indiscrezione, di cose di prima pagina. Osimhen che vuole tantissimi soldi. Tonali che se ne vuole andare. C'è un'offerta all'inizio. Insomma, ci sono un sacco di notizie e voglio chiacchierare, voglio parlare insieme a voi, voglio dedicarmi 10 minuti con voi. Perciò, ragazzi, prima di cominciare, vi invito subito ad iscrivervi al canale se vi va. Mi raccomando, è gratuito, non costa nulla. Attivate la campanella così non vi perdete mai nessun mio contenuto. Ragazzi, se vi va, mettete anche un bel like, che quello non fa mai male, anzi, soprattutto mi fa capire quanto vi è piaciuto o no il video. Insomma, se posso andare avanti con i miei contenuti. E fatemi sapere nei commenti cosa pensate voi, ragazzi, perché insomma, l'indiscrezione della prima pagina della Gazzetta di oggi è un'indiscrezione abbastanza pesantuccia, no? Nel senso che insomma, mettono un pochettino in dubbio la permanenza di Osimhen a Napoli. È vero, no? Poi quando hai dei giocatori così forti, ragazzi, diventa poi difficile riuscire a trattenerli perché insomma il calcio è molto veloce, il mondo del calcio va molto veloce, perciò basta fare bene, subito. Hai richieste, ti alzano l'ingaggio, insomma, ci sono altre squadre, perciò non è semplice da quel punto di vista, no? Però dalle parole che si erano sentite dire dal presidente De Laurentiis alla conferenza stampa di presentazione di Rudy García, quello, vabbè, come si chiama lui, dove disse appunto che lui, che Osimhen deve rimanere, che c'è già una sorta di proposta di adeguamento d'ingaggio e prolungamento d'ingaggio per altri 2 anni, e che soltanto davanti a una cifra esagerata, no? 120, 130, 150 milioni. Ma quello io penso che sia un po' per tutti. Se ti arrivano delle offerte così mostre, è giusto prenderle in considerazione. Poi da lì valuti insieme al giocatore, però è giusto prenderle in considerazione. Detto questo, però, insomma, se tu dici una cosa del genere, ovviamente, ma questo è normale, scontato, ovviamente è un po' il gioco delle parti, no? Perché se tu dici Osimhen deve rimanere qua, qualsiasi cifra mi venga proposta, Osimhen di qua per me non si muove, è un conto. Se dici davanti a 120, 130 ne parliamo, vuol dire che comunque davanti a quella proposta, giusto o sbagliato che sia, davanti a quella proposta tu metti in discussione la permanenza del giocatore nella tua società. Di conseguenza il giocatore dice: allora, se per te io valgo 120-130 e dovesse mai arrivare una proposta, vuol dire che io non posso guadagnare 4,5, perché c'è gente nel campionato italiano, vedi Vlahovic, vedi Leao appena rinnovato, che ne guadagnano 7. E ragazzi, Osimhen 4,5 sono pochi. Sono pochi, e adesso io non voglio fare i conti in tasca agli altri, ma sono pochi per un giocatore che fa il bello e il cattivo tempo del Napoli e del campionato italiano. Perché con Osimhen, il Napoli è una gran bella squadra, gioca molto bene e ha fatto bene anche senza Osimhen in un certo periodo dell'anno. Però, ragazzi, con Osimhen e senza Osimhen c'è tanta differenza, eh. E quando un giocatore è così devastante, non si può
non vederlo tra i primi a livello di ingaggio, purtroppo è brutto dirlo, perché poi se si parla solo di soldi è brutto, però la realtà è quella, no? Il valore di un giocatore va premiato con quello sostanzialmente, purtroppo è così che va al mondo, e non lo puoi vedere non ai livelli, cioè oggi Osimhen guadagna meno, ma non meno dei primi due, meno dei primi 10-15, cioè ragazzi 4 e mezzo sono pochissimi nel campionato italiano, quanti guadagni? Mi sa che ne guadagna, li guadagna pure Alessandro alla Juve 4. Cioè Bennacer ne guadagna 4 se non sbaglio, cioè insomma Osimhen non può guadagnare così poco, e anche il rinnovo alzando la cifra si parla sulla Gazzetta intorno ai 6, ma anche 6 ragazzi è pochino per chi viene valutato dal suo proprietario, dal suo presidente 120-150. Per 120-150 devi dare di più. Devi dare assolutissimamente di più se tu lo valuti quella cifra lì. E io la vedo così, e perciò non dico che si deve svenare oggi, è giusto che il presidente rimanga sempre ci faccia rimanere sempre coi piedi per terra i tifosi, e che non bisogna sforare, perché se no poi dopo tutti quanti vengono a chiedere. Però c'è l'eccezione, e un giocatore come Osimhen l'eccezione la deve avere per quello che ha fatto vedere in questi 3 anni. Oltretutto ho letto anche che Osimhen potrebbe come si dice, ancora ha la possibilità di usufruire del decreto crescita, non Osimhen, la società, perché avendo avuto un figlio nato in Italia, avendo acquistato una casa in Italia, può ancora usufruire del decreto crescita, perciò anche da quel punto di vista può alzare ancora un po' di più l'offerta, se veramente l'offerta è stata di 6 milioni può andare ancora un pochettino oltre, perché Osimhen oggi deve essere il giocatore più pagato del campionato italiano. Secondo me deve essere quello. Oggi il giocatore più pagato del campionato italiano è Vlahovic insieme a Leao, se non sbaglio, 7 milioni, e Osimhen non ne può prendere meno. Ecco, secondo me si può arrivare a 7, 7 e mezzo con Osimhen, anche perché farsi scappare Osimhen sarebbe veramente un qualcosa di clamoroso. Io lo terrei sempre, lo legherei proprio a Napoli Osimhen. Perciò insomma, se tu adesso si è sentita la parola di Kim, l'indiscrezione di Kim che vuole andare via, il Bayern su Kim sostanzialmente la danno già quasi come fatta, perché c'è una clausola, lui vuole andare via, l'ha già dichiarato, il Bayern paga la clausola e lì non ci puoi fare niente. Su Osimhen, perché poi se inizi a smantellare la spina dorsale della squadra, che è Kim, Lobotka, Osimhen, tu di tre già ne levi due. Poi diventa difficile riuscire a sostituire. È vero che il Napoli ha fatto bene l'anno scorso, ha dato via, ha fatto andare via Insigne, Koulibaly, Fabian Ruiz, Ciro Mertens, ed è riuscita a sostituirli con giocatori più duttili, meno costosi e con più voglia di vincere, con tanta fame. E però non è che è sempre domenica, non è che è sempre semplice riuscire. Oggi la macchina è perfetta e io non la stravolgerei più di tanto. Perciò, indiscrezione della Gazzetta fa un po' tremare. Io spero che sia solo un'indiscrezione, che sia solo una prima pagina che a turno deve fare tremare un po' tutti. No, oggi è toccata a voi, domani toccherà a noi, perché adesso c'è l'indiscrezione di Tonali che ho visto su qualche sito, e domani sicuramente ci sarà la prima pagina su Tonali. E insomma, a turno bisogna un po' tremare, però spero che non combinano questo patatrac, perché ragazzi, secondo me far andare via Osimhen al di là della cifra, no? Perché poi anche se ti arriva una cifra mossa va bene, sì, sistemi il bilancio, però insomma poi dopo devi trovarne uno all'altezza, e non è sempre facile. Poi ragazzi, è anche giusto che il proprietario, il presidente, decida lui, e i soldi li deve cacciare lui sostanzialmente, però io non me lo farei scappare, e qualcosina in più gliela darei perché la merita, non per tanto perché la merita, perché quello che ha fatto Osimhen lo merita, di essere almeno il giocatore più pagato della nostra Serie A. Perciò insomma io spero che sia solo, che sia stata soltanto ed esclusivamente una provocazione, un'indiscrezione sulla Gazzetta. Ecco, lui chiede di più, ma chiede di più, è giusto che chieda di più, ma che poi alla fine si arrivi a una quaglia. Speriamo, speriamo in bene. Dai ragazzi, io vi auguro una buona giornata. Adesso preparo il video per gli amici milanisti. Tutto me, sono abbastanza provato, perché ho letto delle indiscrezioni abbastanza fastidiose. E
ogni settimana ne vendono uno, ragazzi. Qualcosa di clamoroso. Vabbè, vi abbraccio di cuore a tutti, mi raccomando, mettete un bel like al video, ci vediamo più tardi, come dico sempre io. Bye bye!